La Lazio vince a Marassi 4-1, veramente una partita intensa, piena di gol, soprattutto piena di Ciro Immobile che manda un po' a quel paese tutti quanti quelli che lo hanno criticato in una fase di stagione molto complicata, soprattutto per la nazionale. Ma ne parliamo con Giuliano De Matteis che è in collegamento. Ciao Giuliano. Ciao Cristiano, ciao. E torna a Piazza della Libertà, cioè a casa sua, in questo episodio podcast, Paolo Bonelli. Ciao Paolo. Ben trovato Cristiano, ben trovato Giuliano, ciao a tutti. Torna a casa sua, paghiamo l'affitto, prende l'affitto praticamente, non Esatto. riscuotere. Ti mancava Giuliano De Matteis con le sue freddure. Esatto, ho appena ricordato perché non ci sono più. Allora, Giuliano, la partita per fortuna non ha avuto grandi momenti di difficoltà, se non a parte qualche così, forma molto orgogliosa da parte del Genoa di attaccare la Lazio, ma per il resto è stata una gestione normale e soprattutto, ripeto, è stata una grande partita di Ciro Immobile. No, sì, comunque l'avvio non è stato facile perché il Genoa si giocava tantissimo, ha messo subito grande intensità, però la Lazio è stata lucidissima, ha messo in campo, ha giocato agli stessi ritmi del Genoa, poi oggi è stata veramente cinica con un grande Immobile e quindi ha incanalato subito la partita sui suoi binari e poi nella ripresa ha gestito benissimo. L'ultima volta che siamo stati allo stadio con Paolo in trasferta era proprio Genoa-Lazio prima del lockdown, poi di quella stagione che ci stava vedendo veramente lanciati in classifica. Anche lì una vittoria e emozionante rivedere tutto il Marassi pieno, insomma, di tifosi, 18.000 tifosi. Eh sì, era febbraio, era il 23 febbraio del 2020, si giocava a Marassi, Genoa-Lazio ed era l'ultima giornata prima che insomma, cominciasse tutto quello che abbiamo visto tutti quanti e tra l'altro questa partita che si è aperta nella stessa maniera perché 2 anni fa segnò subito Marusic al secondo minuto e poi il raddoppio di Immobile, poi la partita andò su altre direzioni, finì 3-2 per la Lazio, l'ultimo gol tra l'altro bellissimo di Cataldi. Una punizione dal limite, come poche se ne vedono dal limite dell'area. Una bella punizione di Cataldi fu 2 anni fa, una partita che è andata alla fine in un certo modo, possiamo dire nella stessa maniera, cioè 5 gol, una vittoria della Lazio, una partita raramente in discussione, anche se come diceva giustamente Giuliano, sono d'accordissimo, va dato molto merito al Genoa che è partito. In realtà è anche chiuso con un grosso pressing, grossa aggressività. È una squadra messa bene in campo, è una squadra che dà difficoltà e questo dà ancora più merito forse alla Lazio per un risultato così rotondo. Giuliano, abbiamo visto anche un ottimo Felipe Anderson nella fase del recupero palla e in quella corsia una grande partita di Lazzari. Abbiamo ufficialmente trovato un terzino, come già lui aveva accennato nell'ultima partita, quando ha ricordato il suo record di gol personali, non ne aveva mai fatti così tanti neanche quando giocava con la difesa a tre, quindi lui esterno di centrocampo. Cosa ne pensi appunto di questa forza che arriva dalle corsie esterne? No, su Felipe Anderson diciamo che è un po' il suo limite andare un po' a corrente alternata, però in generale tutta la Lazio oggi ha dato un segnale veramente importante anche dal punto di vista fisico della voglia, nonostante no, i problemi di chi è a fine ciclo, chi è in partenza, eccetera, eccetera. Per quanto riguarda Lazzari sono molto contento perché credo ce ne siano pochi di giocatori così in Italia e a un momento si è quasi temuto che potesse lasciare la Lazio a gennaio. Speriamo invece che con questo finale di stagione abbia convinto Sarri che si senta coinvolto anche lui più nel progetto, che sia un giocatore importante anche nel prossimo anno. L'obiettivo della Lazio quest'anno lo sappiamo, è l'Europa, l'Europa League, bisognerà vincerle tutte da qui alla fine del campionato. Resta questo amaro in bocca per non aver ottimizzato al massimo l'inizio di stagione con Sarri. Sarri che in questi giorni ne stanno parlando a Formello, sta studiando il futuro della squadra, dei nomi, dell'organico, di tutto quello che potrebbe accadere il prossimo anno, sempre con un contratto che scade nel 2023. Da questa partita, non so Paolo se sei d'accordo, ma l'allenatore della Lazio esce rinforzato, una trama di gioco veramente pura, difficile vedere giocare così bene le squadre in Serie A, soprattutto ultimamente quando verso il finale di stagione si pensa più a stare per terra, a perdere tempo, a giocare duro, in forma anche un pochettino antica, però
Sarri paradossalmente sta dimostrando che il progetto è giusto, ecco. Se si prende un allenatore come Sarri, di quelli che puntano sul gioco, sulla costruzione di un sistema che non si assimila in 5 minuti, un po' di pazienza bisogna averla. Roma è una piazza difficile, anche sponda Lazio, è una situazione che spesso porta ad avere un po' di impazienza, a cercare dei risultati subito, quello che è successo anche inizio campionato, quando si diceva, beh, insomma, Sarri pensavo meglio, in molti ho sentito dire. Il problema è che per vedere i risultati di una mano come quella di Sarri tocca avere un po' di pazienza. Una stagione forse è necessaria. Se la Lazio si presenterà, e questo è un grosso se, con un organico all'altezza anche l'anno prossimo, perché poi ne parlavamo anche prima, ci sono tutta una serie di situazioni che vanno considerate, di giocatori in bilico, in scadenza, con la valigia, questi benedetti soldi che servono per poter andare a fare mercato. Insomma, se la Lazio si presenterà con un organico all'altezza, secondo me la mano di Sarri l'anno prossimo sarà ancora più evidente e la Lazio comincerà a togliersi qualche soddisfazione dal punto di vista del gioco, e quando c'è il gioco, insomma, non per essere troppo zemaniani, ma poi i risultati prima o poi arrivano. Ecco Giuliano, a proposito di gioco e a proposito di chi questo gioco non ce l'ha, però ha una forma di come dire, uno stile anche caratteriale diverso, parliamo ovviamente della squadra che la Juve di Allegri praticamente. No, vincerà vincerà l'Intertoto quest'anno. Ecco, detto questo, vedere una squadra come quella di Mourinho che arriva comunque ad avere dei risultati in campionato come la Lazio, perché adesso tra poco noi stiamo registrando appena finita la partita contro il Genoa, tra poco prenderanno i 3 punti con la Salernitana e torneranno di nuovo sopra la Lazio, però quello che io chiedo è: non vorrei che a fine anno, quando con la Roma che ha vinto il trofeo, con la Roma che ovviamente è in una situazione di classifica migliore della Lazio, non si venga a dire sì, il gioco, però poi alla fine contano i risultati. Ecco, c'è questo rischio secondo te anche per Sarri, perché questo rinnovo non arriva, questo anno che rimane, cosa ne pensi? Sul rinnovo penso che magari Sarri possa anche aspettare di vedere un po' come si muoverà la società in estate, no? E poi iniziare l'anno e in caso rinnovare. A me sembra molto coinvolto dall'ambiente, insomma, mi sembra che ci siano buoni segnali, e poi anche i risultati, al di là dei risultati proprio delle vittorie, però proprio i risultati del suo lavoro si iniziano a vedere, quindi penso, sono fiducioso su questo. Per quanto riguarda la Roma, diciamo che bisognerà anche vedere adesso, al di là delle tue previsioni, come andrà il ritorno col Bodo, capire un po' se passerà il turno, se comunque porterà via energie poi il dover affrontare una semifinale, oppure il contraccolpo psicologico di un'eliminazione. Mourinho è stato bravo, secondo me, a badare un po' al sodo e affidarsi anche di giovani bravi come Zaleski, così a ribaltare un po' di gerarchie. Sarà una lotta fino all'ultima giornata, c'è poco da fare, però se la Lazio gioca come oggi, se mette questa voglia, questa intensità, anche qui credo che alla fine possa spuntarla. Prossima partita con il Torino, Paolo, un finale di stagione nel quale ti auguri di vedere magari anche qualche novità dalla panchina, non so, Romero, vabbè, veramente l'abbiamo visto poche volte, però ti aspetti qualcosa o immagini che questo possa essere il team perfetto per arrivare in Europa League? Ma credo chiaramente che Sarri per primo abbia in testa il risultato finale, che è il piazzamento in classifica. Andremo poi a vedere quale sarà la possibilità della Lazio, quale sarà l'obiettivo. Insomma, oggettivamente potrebbe essere tranquillamente un Europa League, vista un po' come l'obiettivo minimo per una stagione di questo tipo. Sicuramente Sarri farà delle scelte abbastanza in sicurezza per cercare di arrivare a fine campionato con più tranquillità possibile. Certo è che qualcosa comunque si comincia magari anche a muovere dalla panchina. Vedevamo oggi magari un Basic che potrebbe essere, visto una possibile sempre paventata ogni anno partenza di Milinkovic, potrebbe essere un giocatore da cominciare a tenere sott'occhio, ma credo che più che altro si andrà magari anzi a recuperare chi come Pedro è stato fondamentale inizio stagione, e per acciacchi fisici anche derivati dall'età, insomma, un po' avanzata. Credo che si cerchi più di recuperare e tenere i titolari per poter arrivare a un finale stagione con un po' più di carica.
Giuliano, una parola su Ciro Immobile. Abbiamo iniziato dedicando all'attaccante più forte degli ultimi anni della Serie A italiano questo podcast. Ha superato Boniperti, due partite senza segnare, ha ripreso subito il cammino alla grande. Ci sono parole per descrivere non Immobile, ma quello che viene detto su questo giocatore? Ma io ti ho detto l'altra volta, penso che se non giocava alla Lazio tutte queste problematiche non c'erano, è un po' il destino degli attaccanti biancocelesti, no? Perché diciamo, a parte Piola, che erano altri tempi, ma Chinaglia, Giordano, Signori, tutti hanno avuto un po' di problemi con la nazionale, la Lazio forse non è troppo ben vista, però insomma, parlando i numeri. Ma al di là poi dei gol, anche proprio il carisma, lo spirito con cui trascina la squadra, è un giocatore straordinario che ha fatto la storia e continuerà a farla perché più va avanti, come dice Ancelotti di Benzema, è come il vino, più invecchia e più migliora. Hai una domanda per Giuno De Matteis, Paolo, perché so che ti avevi delle curiosità, è un po' che non ci sentivamo tutti e tre a Piazza della Libertà. Se hai una curiosità, siamo pronti a. Posso scegliere Chiedevo una la dedica materia almeno, no? musicale, io avrei chiesto una dedica musicale a Giuliano De Matteis, non so se No, alla chitarra. purtroppo le canzoni di Giuliano non sono passabili sui nostri canali ufficiali, però ecco, immagino qualcosa di Però c'è spagnoleggiante. OnlyFans, no? Esatto, qualcosa io ricordo questi ritmi latini di Giuliano De Matteis, questo spagnolo che mastica molto bene. Ovviamente per chi non lo sapesse, insomma, è qualche anno che ci conosciamo, è qualche anno che lavoriamo insieme e abbiamo proprio iniziato con la radio Piazza Libertà, prima ovviamente che venissimo cacciati da tutte le radio del regno. Grazie a Giuliano De Matteis. Ciao ragazzi, ciao, ciao a tutti. Grazie a Paolo Bonelli. Grazie a voi. E vi rimando al prossimo episodio di Piazza della Libertà, ovviamente fruibile attraverso tutti i canali. È inutile che ve li ripeto perché neanche me li ricordo. Grazie a tutti, alla prossima.